Allora, buonasera a tutti, benvenuti all'Ateneo Veneto. È con piacere che inauguro il corso di storia dell'arte. È sempre bello vedere l'Ateneo per questi corsi, è sempre pieno, c'è sempre molto interesse. Mi corre l'obbligo di far presente che quest'anno abbiamo cambiato il direttore del corso, adesso sono due direttrici, la professoressa Michela Gazzi che è qui presente e la professoressa Martina Frank che è ancora a lezione all'università ma ci raggiungerà presto. Quest'anno il corso riguarda, come avete visto, la scultura, non sta a me illustrarlo ma le illustreranno bene le direttrici, quindi un argomento molto interessante, anche molto nuovo rispetto a quelli che abbiamo trattati nei precedenti corsi, quindi un ringraziamento alle due coordinatrici che hanno organizzato il corso e un augurio per il lavoro che aspetta le nostre socie. Ma un grande ringraziamento a Camillo Tonini. Camillo Tonini, che è un nostro socio storico, ma un grande amico dell'Ateneo, e che ha diretto per tanti anni il corso di storia in maniera davvero impeccabile dal punto di vista contenutistico e organizzativo. A lui do la parola in rappresentanza della Presidente degli Amici dei Musei e Monumenti Veneziani che con noi organizza questo corso. La parola quindi a Camillo Tonini. Bene. Allora, grazie, sì, io sono qui in rappresentanza, in questo caso, degli Amici dei Musei. La nostra Presidente è caduta malata per una nota malattia che continua a imperversare. E quindi mi ha pregato di salutarvi e quindi di dare inizio a questo corso. Noi ci siamo lasciati l'altro anno, che era l'anno canoviano, con una serie di lezioni proprio su Canova. L'anno prima avevamo concluso un excursus sul contemporaneo e adesso invece ripartiamo ab imis, cioè ripartiamo dalle origini. E sono origini difficili, perché, voglio dire, stiamo parlando di periodi dove sono rimaste poche cose. Quelle poche che sono rimaste non sono sempre attribuibili, non so, al periodo romano piuttosto che al bizantino, piuttosto che al gotico. Cioè bisogna fare degli raccordi che non sono sempre facilissimi. Non sono sempre visibilissime, perché delle volte sono magari incastrate in qualche muro, e per fortuna c'è chi le studia, e in questo caso Michela Agazzi, che è professore associato all'Università di Ca' Foscari e insegna storia dell'arte medievale nel Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali. Michela è una cara amica da tanto tempo, è stata una storica allieva di Vladimiro Dorigo, che qui vorrei ricordare perché è stata una persona che ormai molti anni fa ha veramente rifondato questa terra di mezzo che è tra l'archeologia da una parte e gli studi invece più recenti di arte moderna, di arte rinascimentale. E quindi sono studi veramente molto, molto impegnativi e molto inediti. Io sono felice, peraltro, avendo deciso, già ve l'avevo annunciato l'altro anno, di lasciare la direzione di questo corso, è brutto dirlo, per raggiunti limiti di età, ma non tanto anagrafici, quanto perché più avanti si va con l'età e naturalmente relazioni con professori, con persone a cui puoi chiedere il generoso contributo, perché naturalmente le persone che vengono qui a parlare vengono perché vogliono bene all'Ateneo, perché ci vogliamo bene tra di loro. Poi Michela, a sua volta, lei è anche una socia, ma insomma
dopo diventa sempre più difficile più avanti che vai con l'età, e quindi era giusto che venissero delle persone con esperienze più moderne e con esperienze più vicine, diciamo, a quella che è la vita attiva. Come incaricato, diciamo, degli amici dei musei, abbiamo piacere da adesso a te, a Martina Franche, che è l'altra direttrice del corso, di conferirti la tessera degli amici dei musei per quest'anno. È l'unico piccolo riconoscimento insolido che vogliamo e possiamo dare. A questo punto lascio la parola a Michela Gazzi. Grazie. Grazie. Posso avere la chiave? No, per te. Perché non si sa mai. No, siamo pronti. Benissimo, grazie. Grazie all'Ateneo Veneto, in particolare a Camillo Tonini per l'invito, per quello che ha detto. E, con Martina Frank c'è una lunga militanza all'università e una grande collaborazione, quindi io medievista, lei modernista, speriamo di poter realizzare anche in futuro altri corsi che possano essere di interesse, andando oltre anche questo periodo così complesso e difficile che è il Medioevo, e che cercherò oggi di presentare in un'ora, percorrendo molti secoli, nutrita del lavoro di Dorigo. Veramente il lavoro di Dorigo è stato fondamentale non solo nella mia formazione, ma ci ha lasciato un'opera monumentale, imprescindibile. Se si vuole conoscere Venezia nel Medioevo, Venezia romanica è l'opera di riferimento, assolutamente. E, quindi in questa lezione cercherò di presentare degli elementi, dei perni, dei momenti di passaggio, in modo da poter poi collocare le lezioni dei colleghi che appunto gentilmente hanno accettato di fare delle lezioni su tre argomenti più mirati, più speciali, collegati alle loro competenze. Davis Valenti, funzionario di sovrintendenza, che è presente, che lavora con me da tanti anni sulla scultura alto medievale, e ora ha dovuto allargare per forza il suo raggio d'azione, ma continuiamo a tenere d'occhio la scultura alto medievale che è vero è molto difficile, frammentaria, sono i resti di gran parte di naufragi, demolizioni, riusi, però non sono poi numeri così piccoli. Solo per la diocesi di Torcello noi abbiamo più di 360 pezzi, e complessivamente per le antiche diocesi superiamo l'800, per Venezia, per Caorle, Cittanova, Jesolo, abbiamo dei numeri importanti. Certamente non sono tutti pezzi integri, interi, comunque è un ambito appunto su cui stiamo lavorando, e Davis Valenti offrirà una lezione mirata su questi aspetti. E poi Fabio Coden dell'Università di Verona, che ho interpellato per San Marco, che non si può trascurare in un corso dedicato alla scultura medievale di Venezia, e poi Miriam Pilutinamer, che ha già fatto molte lezioni anche per il corso di archeologia, che si occupa tanto di spoglia, di reimpieghi. Abbiamo collaborato da poco a un libro su San Giacomo di Rialto, che abbiamo presentato proprio qui all'Ateneo, e quindi avremo tre affondi molto specialistici e mirati su argomenti che riteniamo importanti. L'ultima lezione sarà dedicata a degli argomenti che interessavano particolarmente Camillo Tonini e che vi annuncerò andando avanti. Purtroppo appunto Martina Franca aveva lezione, gli orari di lezione sono assolutamente da rispettare, non possiamo perdere una lezione, quindi ci raggiungerà, ma non è qui in questo momento all'avvio per salutarvi. Porto anche il suo saluto. Allora, in questo percorso difficile, che spero di completare nell'arco di un'ora, ho deciso di partire da Torcello, che è appunto il focus di un nostro lavoro di tanti, tanti anni. La chiesa di Santa Maria Assunta di Torcello,
con questo aspetto dominato dal rudere del battistero, una chiesa normalmente attribuita all'XI secolo alla cosiddetta Recreatio Orseoliana e che invece conserva in sé tantissime tracce delle fasi precedenti. E quando parliamo di scultura alto medievale, parliamo di una scultura che viene impiegata prevalentemente in aspetti decorativi, di arredo liturgico o come punti nodali di una struttura architettonica. Non c'è la statuaria, non abbiamo più la rappresentazione a tutto tondo, che viene di fatto quasi del tutto abbandonata, anche forse per questi aspetti di contiguità con l'idolatria, e quindi la scultura regredisce a un aspetto decorativo. Anche Isidoro, nelle etimologie, dà una definizione della scultura che non è assolutamente quella che noi immagineremo, ma regredisce appunto a un livello decorativo. Ma questi elementi decorativi comunque possono avere una valenza nell'architettura. E allora abbiamo dei capitelli, abbiamo delle cornici che sottolineano i punti di stacco in questa architettura, ovviamente prevalentemente in pietra e in laterizio, e molto di laterizio di reimpiego, abbiamo degli elementi, dei punti forti, delle sottolineature. È il caso di questa mensola e di questo, che ne rivedremo altre, che sottolinea il punto di stacco delle volte, cioè dove finisce il muro in verticale e attacca un arco, quindi un accento. E poi abbiamo dei capitelli, dei veri e propri capitelli architettonici, cioè capitelli che portano, non decorativi, ma con una capacità strutturale. E nel portico della chiesa di Santa Maria Assunta sono reimpiegati dei capitelli straordinari che hanno decorazioni assolutamente diverse, ma in realtà struttura analoga, perché se confrontate la struttura del primo e secondo registro e soprattutto la conclusione in sommità con questi riccioli, con queste volute che si incontrano agli angoli, il design complessivo è lo stesso, solo che uno è stato lasciato alla sua definizione minimalista, che richiama una tipologia di capitello antico, i capitelli a foglie lisce che venivano prodotti esattamente come i capitelli corinzi con le foglie tutte definite, e quest'altro invece, partendo dalla stessa massa, dalla stessa definizione, ha una decorazione fantastica. Non sono più foglie, sono altre cose. E nella scultura alto medievale noi troviamo dei repertori che sono in bilico tra una evocazione della natura, di dati naturali riconoscibili, e segni grafici, astrazione. E direi che questo capitello ne è proprio un buon esempio. Ma oltre alla produzione di sculture che hanno una valenza architettonica, quindi realizzate in funzione di una precisa costruzione, di una fase, abbiamo, oltre ai capitelli e alle cornici, nel caso di Torcella abbiamo gli stipiti del portale, che sono dei capisaldi per questa scultura che datiamo alla seconda metà del IX secolo sulla base di determinate informazioni delle fonti. Non abbiamo documenti, abbiamo delle fonti che dicono, raccontano delle cose, degli elementi che ci avvicinano, ci consentono di collocare questo momento costruttivo della chiesa di Santa Maria Assunta, che è una delle tante fasi della chiesa di Santa Maria Assunta, appunto negli anni 60, intorno agli anni 60 del IX secolo, e gli stipiti del portale sono elementi cardine di questa costruzione, conservati, rimasti in sede, che mostrano anche qui un repertorio, un tralcio che può evocare la Rinascita. Qui tutto uguale, si risolve alla fine con una croce che è stata tagliata ma che possiamo ancora leggere, mentre a destra abbiamo un campionario di questi repertori figurativi, ancora l'evocazione della natura ma un tralcio di vite irreale, che poi diventa qualcos'altro con un'altra croce a un certo punto, ma ce n'è una anche in sommità. È un portale, quindi c'è l'elemento anche di protezione, di
di consacrazione del luogo. E il portale, nel caso di Torcello, è raccordato al battistero grazie a delle volte. Queste volte sono un'introduzione della fase di IX secolo e sono segnate da altre cornici. C'è tutto un set di cornici analoghe in questa fabbrica che segnano dei punti che possono essere riconosciuti come appartenenti alla fase di IX secolo. Non ci troviamo di fronte a una chiesa integralmente ricostruita nell'XI secolo, come sostengono alcuni studiosi, ma è una chiesa che conserva parti consistenti della fase di IX. Il collegamento battistero e facciata ovest, che al centro al portale, è stato realizzato dopo il battistero. Il battistero è nato libero in questo rilievo dell'Ottocento, quando hanno scavato il battistero ed è stata analizzata la struttura che è rimasta. Le due piccole absidi erano libere, poi sono state inglobate in pilastri. Questi pilastri hanno queste cornici che si collegano alle volte, da quelle cornici partono le volte che vanno a cadere di fianco e sopra il portale. Quindi è scultura architettonica, vedete, minima, sono piccoli inserti, dove però si esercita una certa abilità nel combinare motivi, nel disporli, e dalla parte opposta, di fianco al portale, sopravvivono due frammenti, vedete, vanno a coppie, quindi hanno a disposizione non casuale, con un tralcio raffinato, minimo, con delle foglie lanceolate. Lungo la facciata noi troviamo altri inserti di questo tipo e sono disposti agli angoli, e dove finisce l'alto basamento, sono quasi 2 metri di basamento di pietre di diverso tipo, e poi comincia la facciata in mattoni. A segnare i punti, quindi non sono materiali erratici messi a caso, troviamo delle altre mensole o cornici, possono essere chiamate in questi due modi, che mostrano questi repertori, le variazioni. E tra le cornici è molto interessante riscontrare queste due. Vedete le crocette, le archeggiature cambiate, c'è una minima ricerca di variazione, non sono tutte uguali. Nell'Alto Medioevo non si vuole fare tutto uguale, c'è il gusto della variazione, dell'alternanza. E queste due in particolare sono interessanti perché sono due capitelli antichi, due capitelli ionici che sono stati rigirati, le volute andavano in giù, li hanno rigirati, hanno lavorato questo pezzo. C'è molto reimpiego nella chiesa di Santa Maria Assunta di Torcello, attingono i depositi altinati e riutilizzano materiale. L'interno, che appunto normalmente viene indicato come la basilica orseoliana, la cattedrale della fase orseoliana, certamente è stato oggetto di importanti interventi nell'undicesimo e anche dopo il terremoto, ma come vi dicevo conserva elementi che indicano la sopravvivenza di fasi precedenti, in particolare questa di IX. La piccola mensola che vi ho fatto vedere prima è di questa abside, dell'abside laterale, ma nelle due abside laterali, nord e sud, abbiamo coppie di cornici angolari, sempre uguali, ogni coppia, destra e sinistra, sempre uguale, e abbiamo anche la ripetizione di motivi. Questo che abbiamo nell'abside a destra, sud, ritorna in quello a nord. Queste cornici sono state, come vedete nelle immagini al di sopra, bypassate dalla decorazione musiva di XI secolo, e appunto mi avevano portato a ritenere che almeno fino a quel punto si conservasse la struttura alto medievale, perché queste, per tutta una serie di confronti, possono essere collocate nel IX secolo. E tutto questo si collega anche al sistema della cripta. La cripta è un inserimento, a mio parere, di IX secolo. Ci sono tantissimi indicatori. Ora i recenti lavori di restauro hanno confermato tutto questo, in particolare nell'abside meridionale, come si è detto molto a tramite stampa,
nell'abside meridionale, sopra alla volta mosaicata, è stato trovato una, nell'intercapedine tra il tetto e la volta, è stato trovato un ciclo di affreschi nelle pareti laterali, nelle tre pareti, anche nel resto dell'arcone verso la navata, sono rimaste tracce di affreschi sicuramente di IX secolo. Quindi le absidi sono di IX secolo e questi elementi scultori appartengono a quella fase, a quel momento. La campagna decorativa di Santa Maria Assunta però investe anche l'arredo liturgico, che è l'altro momento in cui si applica la scultura. Sicuramente la pittura era il veicolo più importante di comunicazione, anche di ornamento, l'impegno maggiore, ma non si è conservata. È stato ritrovato sono stati ritrovati i resti di questo piccolo ciclo nell'abside meridionale ed è stato veramente è un risultato importantissimo, ma molta pittura alto medievale si è perduta e la scultura era una delle componenti decorative dell'alto medioevo, delle chiese, e non era certamente il veicolo principale di qualche comunicazione, salvo le croci, gli elementi simbolici in arcata. Questi due pezzi, risultati sicuramente da attività di restauro nella chiesa di Santa Maria Assunta di Torcello, dalla chiesa sono risultati molti pezzi riferibili all'alto medioevo, al di là di quelli che vi ho mostrato incastrati nella struttura, collegati alla struttura, ne sono risultati molti altri, perché a un certo punto questo arredo è stato smantellato, però i pezzi si sono riutilizzati in vario modo. Nei recenti restauri appunto è stato riscontrato che gli altari barocchi sono stati fatti riutilizzando scultura alto medievale. Di questa produzione e di questo momento, di questo arredo di IX secolo, vi parlerà in particolare appunto Davis Valenti, che ha ricostruito i pezzi sparsi letteralmente di questa fase e quindi vi verrà data un'illustrazione più precisa di questo tipo di produzione scultorea, che vede appunto recinzioni. Qui vi ho messo degli esempi non veneziani, ma che possono aiutare a capire, cioè recinti che dividono l'area presbiteriale dalla navata, quindi il clero dai fedeli, risolti con delle lastre rettangolari, quadrangolari, con colonnine, una trave. Le colonnine hanno piccoli capitelli, non capitelli che portano struttura, ma capitelli di 25, 20, 25, massimo 30 centimetri. Ma oltre alle recinzioni abbiamo degli oggetti scolpiti. Uno di questi è il ciborio, cioè quel baldacchino che copre e segnala nello stesso tempo e protegge l'altare. E qui vi ho messo, a modo esempio, uno ricomposto di Ravenna, il ciborio di Sant'Eleucadio, sempre di IX secolo. E abbiamo numerosi reperti frammentati, riscoperti nel corso di restauri o ancora in valore, mostrati, esibiti, riciclati, come il caso di questo Pluteo di Murano, che rivedremo successivamente, montato all'esterno dell'abside, il lato nord, in verticale. Cioè, quando la chiesa viene ricostruita si fa una scelta di pezzi altomedievali che rispondono al gusto e alle intenzioni di chi realizza l'abside, e quindi si prende un pluteo, una lastra rettangolare di recinzione che era nata in orizzontale, la si gira in verticale, perché la decorazione viene apprezzata, in particolare sicuramente questo motivo geometrico con cerchio iscritto nel quadrato, iscritto in un cerchio, un motivo molto diffuso. Qui vi ho messo degli esempi delle Alpi, della Svizzera, che dimostrano che la scultura di questa stagione di Venezia è una scultura che è in dialogo, in rapporto con la scultura europea, occidentale. Non è bizantina, non è scultura bizantina. In quest'età, nel IX secolo, da Bisanzio arrivano oggetti preziosi, metallici, arrivano stoffe preziose sicuramente, ma se si deve produrre un arredo archeologico, un arredo liturgico, ecco che ci si avvale di maestranze che
portano i repertori che troviamo a Roma, che troviamo in Svizzera, che troviamo nelle Alpi. C'è un rapporto, c'è sicuramente anche movimento, cioè c'è una bottega attiva di volta in volta, è una bottega torcellana, è una bottega muranese? Non possiamo dire questo. Dobbiamo cogliere dei momenti forti di coagulo, di committenza, di intenzione, ma di coerenza tra vari pezzi che ci fanno capire che è stato fatto qualcosa di non occasionale, ma non possiamo attribuirlo al maestro di Murano. Ecco, questo per l'alto medioevo veneziano dobbiamo evitarlo. Dobbiamo cercare i confronti, i nessi, e vedere come questa produzione scultorea alto medievale sia in dialogo dal punto di vista dei temi e delle soluzioni con la scultura alto medievale che troviamo in Italia, ma non solo. Un altro esempio sempre di Murano, ritroviamo la croce inarcata, risolta in un modo diverso, ma è un tema veramente ricorrente, molto presente a Venezia, ma anche a Roma, per esempio. Quindi, ancora una volta, dobbiamo allargare lo sguardo. E a Murano c'è questo museo, che ora è prevalentemente del vetro, ma che in realtà è nato come museo civico di Murano, che doveva documentare la storia di Murano nelle intenzioni di Zanetti, e quindi molto materiale proveniente dal territorio muranese e ancora dalla chiesa di Santi Maria Donato è arrivato lì, e adesso è ospitato nel portico, dove quindi resta una documentazione molto interessante non solo della fase alto medievale, attenzione, anche di fasi medievali successive, quindi una fetta della storia di Murano è documentata lì. E questa produzione scultorea, abbiamo visto le croci, ma è prevalentemente una scultura aniconica. A Grado abbiamo una documentazione interessantissima di una fase di prima metà del nono, antecedente quella di Torcello, dove vediamo l'elemento principe di questa scultura, il nastro trivimineo cosiddetto, cioè un nastro con due solchi che creano tre emergenze, che si flette, gira, rigira, si incrocia, si innestano, si creano nodi a cappio, si creano pseudocerchi, si flettono in modi sempre diversi, a volte molto curati, come in questo caso, a volte meno accurati. E a Grado, in Santa Eufemia, c'era un recinto, fino al Settecento si conservava una recinzione liturgica fatta con questi pezzi, che poi è stata smantellata e i pezzi sono stati riscoperti con i restauri, quindi questa soluzione, lastre collegate con pilastrini, colonne, una trabeazione, qui vediamo anche la stratificazione di altri interventi, ma comunque resta in valore a Grado in particolare per secoli. Anche a Caorle abbiamo attestazioni di questa scultura e voglio segnalarvi l'interessante caso di Riuso, veniamo ai tempi più vicini a noi. E questa scultura che era depositata qui e là, in qualche caso erano diventate cornici alla base di nicchie laterali della chiesa, sono state rimesse in valore nei pulpiti lignei, nella cattedra, come dossale di cattedra, quindi all'arredo nuovo, contemporaneo, credo qui anni 70-80 della chiesa di Santo Stefano di Caorle, dove questi pezzi hanno riacquistato valore. E un altro tema importante per la scultura alto medievale che tratterò nell'ultima lezione, quella dove parlerò della scultura fuori dalle chiese, parlerò della scultura collegata ai cimiteri vicini alle chiese e dei pozzi, e cioè di un'esigenza civile. Nei palazzi c'è bisogno dell'acqua e l'ornamento del pozzo è un elemento qualificante fin dall'alto medioevo, e quindi abbiamo un'attestazione interessantissima di pozzi, e alcuni hanno viaggiato, sono partiti, perché a un certo punto nell'Ottocento il medioevo diventa interessante, quindi commercio, circolazione, anche falsificazione, e a Berlino appunto abbiamo una vera da pozzo quadrata che possiamo confrontare con la casistica conservata invece a Venezia nei cortili, nel cortile delle procuratie nuove. Mentre un sarcofago che qui vedete
in questa situazione, altare centrale di Santi Maria Donato, era stato riscoperto nei restauri degli anni 70 del Novecento e lo hanno recuperato come base d'altare, ma recentemente è stato spostato nel transetto, adesso è semplicemente ha avuto esclusivamente la destinazione di sepoltura di San Gerardo Sagredo, ma questo lato non è più visibile, è stato girato e quindi l'elemento che ha avuto valore nella riscoperta degli anni 70 adesso evidentemente ha cessato di dire qualcosa. Devo dire che io mi rammarico un po' di questo, e appunto i cambiamenti sono un po' una vicenda costante rispetto a soprattutto alla scultura alto medievale. Ma torniamo a Torcello e usciamo dall'alto medioevo e affrontiamo un problema interessante, cioè quello dell'altare principale di Torcello, che è così, c'è la tovaglia perché è una chiesa ancora, quindi la tovaglia va tenuta, è un altare a mensa, cioè quattro sostegni e l'appoggio, una lastra superiore, ma sotto c'è qualcos'altro che ha riscoperto Forlatti quando ha restaurato, ha preso in mano questo, l'altare barocco che c'era precedentemente, che non era più tollerabile. Raskin, quando descrive la chiesa di Santa Maria Assunta di Torcello, non ne parla, cioè come se non ci fosse, e c'era, ingombrante anche come potete immaginare, ma intollerabile evidentemente ai suoi occhi e alla sua mente. Si voleva sostituirlo, si fanno dei progetti, Domenico Rupolo appunto pensa di fare un altare neomedievale, ma quando finalmente, dopo la Prima Guerra Mondiale, Forlatti prende in mano la cosa, smonta quella macchina barocca, trova i resti di un altare precedente che quindi restaura integrandolo. E sotto trova un sarcofago antico, un sarcofago romano con un'iscrizione, nessun segno di cristianizzazione, che è stato un sarcofago che è stato sicuramente utilizzato per il corpo di Santo Eliodoro, il protovescovo di Altino, portato a Torcello. Il trasferimento delle reliquie è importante, è una dinamica importante perché Torcello è una diocesi di trasferimento, da Altino si passa a Torcello e quindi le reliquie che erano da Altino a un certo punto vengono spostate e la deposizione sotto l'altare è un momento importante, ma non abbiamo fonti che ci dicano esattamente quando è avvenuto questo, quindi è un bel problema. Questa definizione di questo altare in particolare poi difficilmente si può inserire nella campagna di IX secolo. Forse in questa definizione recuperata da Forlatti dobbiamo pensare appunto all'XI secolo, ma su un sito, su una posizione fissata in precedenza. E un altro momento importantissimo nell'XI secolo per la chiesa di Santa Maria Assunta di Torcello è la recinzione. La recinzione, giustamente famosa, è uno dei vertici della scultura medievale veneziana. Questi plutei con pavoni e leoni mezzo a queste fronde fantastiche, in questi arabeschi, circondati da cornici di tipo diverso e abbastanza peculiari, non sono lo standard, sono attestazioni rare in scultura, queste cornici, in scultura di marmo. Hanno fatto molto discutere, c'è chi le ha rapportate addirittura a San Marco come oggetti portati a Torcello perché a San Marco non erano più attuali e quindi un riciclo, cosa improbabile. Poi sono stati confrontati comunque con la scultura contarignana di San Marco, ma l'orientamento, il mio, ma condiviso anche da altri, è che ultimamente Zuliani si è espresso in tal senso, è che siano di XI secolo, ma inizio XI secolo, quindi prima della grande impresa marciana, un capitolo a sé stante che dimostra comunque la presenza di scultori di altissimo livello. Siamo in una fase, probabilmente proprio quella orseoliana, dove ci sono dei rapporti anche molto stretti con l'impero non bizantino, l'impero ottoniano,
Pietro Orseolo ha dei rapporti con l'imperatore e nell'impero ottoniano ci sono delle presenze di produzione bizantina portate da Teofane, l'imperatrice che sposa Ottone II e madre di Ottone III. La produzione di altissimo livello ottoniana è una produzione che risente di questi apporti bizantini e questo mix di bizantinità lo riscontriamo appunto in queste sculture, quindi troviamo dei confronti anche in ambito ottoniano, non solo l'ambito bizantino ma anche in ambito ottoniano, e quindi una collocazione inizio XI secolo ci può è quella che al momento, almeno io insieme ad altri, siamo portati a presentare. E un altro elemento importante di arredo liturgico presente a Torcello è questo pulpito, che in realtà è il frutto della rielaborazione di un ambone a doppia rampa. Allora, è stato rielaborato, l'hanno modificato, hanno aggiunto un lettorile, lo vedete qui, si legge qui, ma si legge anche qui. E qui c'è un'aggiunta fatta con marmo rosso veronese, che è molto presente a Venezia, sicuramente dal XII secolo in poi. È un'integrazione, un'aggiunta. E dalla parte opposta non abbiamo una lastra trapezoidale uguale mantenuta, ma spezzettata perché ci hanno addossato la scala, e c'è un'altra lastra. Questo tipo di amboni, molto presente in area bizantina, aveva appunto una doppia rampa, si saliva e si scendeva, c'erano quindi quattro parapetti uguali, speculari. Con queste questi in particolare mostrano appunto un rapporto molto stretto con la produzione medio-bizantina, con queste cornici sofisticatissime. Anche in San Marco abbiamo scultura di questo tipo, con queste trecce, con questi matasse, con questi cordoni, queste file di fuseruole. È una plastica molto raffinata. E l'oggetto è stato modificato, manomesso, pezzi sparsi di queste lastre sono stati trovati qua e là, e sempre Davis Valenti se ne è occupato e è riuscito a recuperare un buon numero di pezzi riconducibili ad un arredo di questo gusto. Ma il salto veramente notevole è quello della San Marco Contarignana. Seconda metà dell'XI secolo, la consacrazione del 1094, è una fabbrica imponente, è un salto anche dimensionale, nel senso che le chiese, cioè la chiesa di Torcello che abbiamo visto è una chiesa vescovile e quindi è una delle chiese maggiori, ma le altre chiese, quelle veneziane, erano decisamente più piccole le chiese parrocchiali, quindi qui c'è un salto di scala. La prima chiesa di San Marco era molto più piccola. Dorigo ha sostenuto, e io lo seguo, che la cripta attuale di San Marco non sia altro che la prima San Marco, quindi una chiesa più piccola, che è stata ricompresa nella chiesa contarignana quasi come una reliquia, cioè si conserva la cripta come un reliquiario del corpo di Marco e la si ingloba riciclandola appunto come cripta. E è un ambiente grandioso, cinque cupole che poggiano su grandi arconi, grandi spazi voltati, e il modello è l'Apostoleion di Costantinopoli. Sono arrivate maestranze bizantine, sia per la parte architettonica, sia per la parte scultorea. E anche qui le cornici hanno un senso. Ci sono vari punti in altezza segnati da cornici tutte coerenti per tutta la fabbrica. Sono un buon indicatore di coerenza in una fabbrica queste cornici. Sono messe ad altezze precise e separano questa in particolare nettamente la parte terrestre dalla parte celeste. La chiesa di San Marco, rispettando i programmi bizantini, è una chiesa che rappresenta il cosmo, la terra e il cielo. I cubi della parte inferiore, la terra, le parti celesti, le semisfere, le calotte, sono le parti, il cielo. E
le cornici segnano nettamente gli stacchi, a partire dalle colonne, dalla base della galleria, la cornice delle lastre che chiudono la galleria, che adesso è un percorso stretto sopra le colonne, ma in realtà era percorribile, poi lo stacco delle volte e poi la base delle cupole, cornici tutte uguali in tutta la fabbrica. In particolare vediamo le due cornici sopra e sotto le lastre dei matronei, e questo è proprio un pluteo di Contarignano, perché nelle gallerie dei matronei vengono riciclate anche molte lastre di VI secolo, c'è un repertorio straordinario di scultura di VI, ma anche medio bizantina, ma anche lastre realizzate ad hoc, quindi c'è un gruppo di scultori che lavora appositamente per questo. E alla base abbiamo questa cornice a palmette, sopra una cornice invece a incrostazione, normalmente si dice agnello, ma come vi spiegherà Fabio Coden, che si occuperà specificatamente di questo tipo di produzione, cioè quella incrostata con delle paste colorate prevalentemente nere, ma possono essere anche rosse, che vanno a riempire delle cavità e creano questi motivi decorativi. Questa è un'emissione di bizantinità in San Marco, precisa di San Marco. E questa, l'altra cornice importante di San Marco è questa ad acanto spinoso, cioè foglie d'acanto che si piegano, vengono in avanti come degli uncini, ripetute. Sono, vedete, repertori che si prestano all'iterazione, alla ripetizione, all'infinito, segnano, staccano e diventeranno poi elementi, come vedremo, importanti anche nell'architettura veneziana non ecclesiastica. E attenzione, perché nella fabbrica si ricicla anche la scultura alto medievale. San Marco ha in sé molte attestazioni della fase alto medievale. Alcune lastre sono state rilavorate, sono leggibili all'interno le decorazioni alto medievali, gli intrecci triviminei che abbiamo visto prima. Qui solo una fascia, ma qui integrale, la lastra è integralmente coperta da questi motivi. E vengono appunto riciclati e non esibiti dentro la chiesa, mentre nell'atrio qualcosa si può ancora vedere. Ma la scultura architettonica, i capitelli, sia quelli delle colonne, sia quelli addossati ai pilastri, sono una creazione proprio intrinseca alla fabbrica, di concezione bizantina, e in particolare questi appunto a incrostazione di mastice che appunto illustrerà Coden. Qui proprio arriva tutto un repertorio ed una capacità tecnica bizantina che viene immessa in questa fabbrica importantissima. L'esterno non era connotato così come vediamo adesso. Le indagini ottocentesche, i restauri di Ottocento, di primo Novecento, hanno dato tantissime informazioni sul prospetto originale della chiesa di San Marco, o meglio dell'atrio. E la facciata ovest, qui abbiamo la facciata nord, cioè una facciata di mattoni a vista con delle nicchie. Questa parete in particolare, si pensava che l'atrio fosse frutto di un intervento duecentesco, ma i recenti lavori di Schuller, Karin Wetz, Dellermann hanno dimostrato che in realtà si pensa subito a questo allestimento, immediatamente, è coerente. Ed è una facciata con mattoni, con nicchie, incavate con questi giochi di mattoni messi a spiccato, ma troviamo una scultura che fa un punto, un accento, una variazione dentro questi mattoni disposti a raggiera, piccoli inserti circolari scalpellati, perché poi hanno messo le lastre e quindi hanno dovuto aggrapparle, e quindi questo momento scultoreo è stato evidentemente sacrificato. E anche capitelli qui,
e alcuni di questi adesso sono visibili nel Museo Merciano, hanno messo in valore questi risultati dei restauri otto e novecenteschi. L'abside, che si vede solo da Palazzo Ducale, dall'appartamento Dogale, quando si arriva alla fine in quel camerino degli stucchi e nella estremità della stanza dei filosofi, diciamo della galleria dei filosofi, ci si affaccia su questo cortiletto e si può vedere l'esterno dell'abside marciana, che vedete è a mattoni, con giochi di mattoni disposti nei modi più vari, vedete a dente, mattoni sagomati in modo speciale per ottenere effetti appunto di strombature varie, e anche qui capitelli affiancati, questa pseudo galleria è connotata appunto da queste presenze di accenti scultorei che variano la superficie. Murano, Santi Maria e Donato, nell'abside denuncia il rapporto con quell'abside che abbiamo appena visto, ma qui la galleria è percorribile, mentre lì è un suggerimento di galleria, le nicchie sono cieche, qui invece la galleria superiore è veramente praticabile, così come in tanta architettura romanica, pensate a quante chiese toscane hanno questo tipo di soluzioni in facciata. Questa è una chiesa che possiamo datare grazie a un'iscrizione nel mosaico pavimentale che data 1141. Ovviamente il pavimento si fa alla fine, quindi si lavora qui negli anni 30, negli anni 20, e c'è la ricaduta della grande chiesa di San Marco. Un'altra chiesa che è in competizione, che vuole emulare la grande chiesa marciana, è la cattedrale di Jesolo, ormai di rutta, ma che ha dimensionalmente, anche dal punto di vista delle soluzioni, un rapporto molto stretto con la chiesa di San Marco. Allora, Murano è una chiesa, esisteva già, è la chiesa di una comunità importante della diocesi di Torcello, perché Murano era dentro la diocesi di Torcello. È una chiesa anche che si mette in competizione con la cattedrale, vuole il battistero a un certo punto, chiede e ottiene di diventare matrice, ci sono anche dei conflitti, diciamo, con il vescovo. Questo è un momento evidentemente in cui ci si vuole imporre, e quindi si fa una grande chiesa che nell'abside appunto mostra il rapporto con San Marco, ma in facciata mostra ancora le tracce di fasi precedenti. Intanto le ali laterali sono di restauro ottocentesco, la parte centrale è quella che possiamo affidare tranquillamente al Medioevo. In particolare gli elementi alla base, questi due, sono due pezzi di un monumento funerario romano che ha studiato Calvelli, e portano un'iscrizione, quello di destra, che ricorda un intervento di un prete, Ioannaci. De Donis Dei, dice l'iscrizione, cioè con l'elemosine. Quindi si prende un monumento funerario e lo si usa per ornare la base delle pilastrate che scandiscono questa facciata, una chiesa a tre navate. La chiesa di Santi Maria e Donato conserva le dimensioni di una chiesa antica, perché anche nell'abside con gli scavi hanno trovato le tracce delle più antiche abside, quindi dimensionalmente ci siamo. Cioè, la dimensione è quella del nono, certamente poi però nell'elevato le cose sono cambiate molto qui, però in facciata abbiamo, sempre in facciata, abbiamo una bifora con un capitellino particolarissimo, tutto vedete come se fossero tanti archetti ogivali. E non è solo, perché ha un fratellino, un qualcosa di simile, un pezzo, un mozzicone di capitello, ma sempre in ambiente collegato. Era un museo della canonica, poi era diventato altro, adesso credo che sia un laboratorio di restauro ancora, per i lavori e gli interventi in chiesa, e è un capitello confrontabile con questo. Questo capitello piccolino, che viene usato, sì, per una finestra, ma che doveva avere un'altra funzione probabilmente in origine, uno di questi capitelli di arredo liturgico, che in particolare ho trovato a Pola, scusate la fotografia, ma le mie ricerche di una fotografia migliore sono state deluse, e non sono riuscita ad avere una foto migliore. Vi parlavo dei rapporti con un orizzonte
vasto, anche la Croazia, l'attuale Croazia, rientra nell'orizzonte da considerare valutando questa scultura, e questo capitello mostra strette affinità con questi muranesi. Ma non sono gli unici capitelli piccoli, altomedievali, ancora in valore in questa fabbrica di XII. Nell'abside noi troviamo dei capitelli di nuova concezione nella parte centrale, e nelle ali laterali, che sono dietro le absidi laterali, troviamo invece il reimpiego di capitelli altomedievali. Questi di destra sono quelli di nuova concezione, che sono il risultato dell'immissione marciana, e quindi riprendono i nuovi tipi imposti da San Marco, ma i lati, anche le nicchie, vedete, hanno la conformazione dell'abside marciana, ma ai lati noi troviamo dei capitelli altomedievali reimpiegati. Alcuni nel restauro ottocentesco sono stati sostituiti, ma alcuni sono ancora originali altomedievali. Piccoli capitelli di un'altra, con altre soluzioni rispetto a quello che abbiamo visto prima utilizzato nella bifora, e anche qui delle archeggiature, vedete che sono foglie ma non sono foglie, c'è la trasfigurazione di elementi naturali che diventano quasi come delle archeggiature, poi delle foglie suggerite con dei solchi qui ma anche qui. Qui si evoca il capitello antico, ma lo si è completamente reinventato, rielaborato, giocando sui solchi, sui tagli a V con degli strumenti che fanno questi incavi. Si varia il segno della scultura altomedievale. Nella facciata non si riutilizzano solo questi capitelli altomedievali, ma si prendono anche travi con questo motivo ricorrente nell'alto medioevo, che in molti studi chiamano cani correnti, non so da dove, non ci siamo mai dati una spiegazione dell'origine di questa definizione terribile. È preferibile invece la definizione a onde marine. Sono onde marine ed è un tema presente nell'antico, tanti mosaici pavimentali hanno questo tipo di decorazione che viene ripresa e la troviamo in moltissime travi. E qui c'è anche un'iscrizione che ricorda anche i donatori, però è spezzata, non è integra. Quindi l'hanno presa come un momento di un elemento di contrasto rispetto alla tessitura laterizio. Un altro elemento importante della fabbrica di XII sono questi inserti triangolari, anche questi a incrostazione, questo è proprio di fase di XII. È interessante, appunto, in questa fabbrica di XII secolo, che è in rapporto con San Marco, che è innovativa, che è romanica però nella sua strutturazione dell'abside, la scelta di materiali e l'uso di materiali antichi. Qui c'è proprio l'uso brutale. Nelle balaustre utilizzano pezzi altomedievali, vale il marmo, vale il materiale, non si butta via niente. Questo non vale più nella sua definizione formale, ma vale come materiale. Viene lavorato all'esterno, ma non si perde tempo a lisciarlo all'interno, e quindi nelle balaustre vengono ritrovati nel restauro ottocentesco molti pezzi altomedievali. Solo questo resta lì al suo posto, forse perché era meno rotto degli altri. Gli altri sono finiti in deposito del museo di Murano o negli ambienti annessi alla chiesa. Questi pezzi che ho studiato, ecco, questo è un fotomontaggio perché è stretto, non si riesce a fare una foto frontale perfetta, e girato si può confrontare con un pezzo quasi integro conservato a Berlino, comprato a Venezia. E questi pezzi non sono di IX secolo, ma di VIII, lo si può dire grazie all'iscrizione, a tanti indizi, elementi decorativi che mi hanno permesso di creare, di fare gruppo e riconoscere quindi le lastre di un ciborio, di un elemento di copertura, di protezione di un altare di una fase di VIII secolo. Questa lastra l'abbiamo vista prima, vediamo com'è messa in valore all'estremità della facciata. Vediamo la cornice d'acanto spinoso, quella che vi ho segnalato prima in San Marco,
che è presente anche qui e che diventerà un must, la troviamo in tantissime chiese, a Caorle per esempio, ma anche in altri contesti, nelle chiese ma anche nei palazzi. È un elemento che si può iterare all'infinito, seriale, e quindi comincia una produzione locale che prepara pezzi che possono essere utilizzati in varie situazioni. Evidentemente quando troviamo una cornice di questo genere in una curva absidale, no, è stata fatta ad hoc, ma quando troviamo cornici rettilinee, ecco, dobbiamo pensare, possiamo pensare a una produzione fatta in precedenza e poi impiegata là dove serve. La messa in valore quindi di questa lastra in verticale, apprezzata come elemento di luce e di minima variazione, cioè rilievo e variazione, e quindi viene considerata utile per definire la facciata, ma contemporaneamente per il pavimento, dove abbiamo la datazione, viene riutilizzata un'altra lastra, sempre di recinzione, che è stata riscoperta nell'Ottocento perché ballava, fanno l'ispezione, scoprono, vedete questi i primi tappeti, tra questi tappeti vengono trovate, non viene trovata solo questo, viene trovato anche altro, e comunque questa è un'altra lastra di recinzione, quindi materiale riferibile a allestimenti altomedievali diventa o mero materiale valido in sé perché lucente, riutilizzabile come tappeto, oppure come macchia luminosa nel prospetto. Dentro alla chiesa c'è un set di capitelli straordinari che Dorigo riteneva di elaborazione veneziana originale, perché c'è anche tutto un iter di elaborazione di nuovi capitelli architettonici neocorinzi, c'è tutto un passaggio, e in realtà molti di questi capitelli che ha studiato Sperti sono capitelli antichi, si riusa anche l'antico, si va a prelevare il pezzo valido, magari si fa l'intervento, lo si aggiorna, ma ecco, nella chiesa del XII secolo noi troviamo anche questo. Ma contemporaneamente a Venezia noi troviamo nuove presenze e nuovi modi di realizzare queste sculture architettoniche. E arriva il capitello cubico scantonato. È un capitello che possiamo confrontare con una produzione veronese. È un capitello romanico a tutti gli effetti. Qui siamo in due contesti di metà XII secolo. Il chiostro di Santa Apollonia, che adesso non è più visitabile, è la sede di un monastero di Ammiana, che ha una sede a Rialto, dove poi si trasferiranno a tutti gli effetti, dove abbiamo sia i capitelli cubici, anche come base rovesciati, sia capitelli binati. E poi abbiamo il sottoportico di San Silvestro, dove si va a prendere il traghetto quando c'è, e lì c'è un arco e un capitello bassissimo, e non è solo quel capitello, perché in realtà dall'altra parte continuano le archeggiature, questa è l'altra faccia dello stesso capitello, e c'è una situazione che si collega al palazzo del Patriarca di Grado. Il Patriarca di Grado ha una postazione a Venezia, una sede, perché deve stare vicino al centro del potere, della vita pulsante e delle decisioni, e ha questa sede che sarà operativa finché ci sarà un patriarcato di grado autonomo. Quando il patriarcato, il titolo patriarcale passa al vescovo di Torcello, Castello di Venezia, che diventa il patriarca, questo palazzo poi verrà di fatto abbandonato, venduto, ma abbiamo una testimonianza straordinaria nel miracolo di Carpaccio. È di scorcio, ma vediamo un portico, un loggiato, dei merli e questa loggia rinascimentale davanti, dove avviene il miracolo e la serie dei miracoli della reliquia della croce della scuola grande di San Giovanni Evangelista. Jacopo De Barbari documenta la loggia e la successione delle arcate e un loggiato continuo e le merlature. Era un palazzo con una sala molto capiente, dove nel 1177 sta il Papa Alessandro III e fa documenti, riunioni, e quindi un palazzo di un tenore elevato che viene costruito intorno alla metà del XII secolo.
È una vicenda complessa. Prima c'era una vigna, poi una sede e poi viene realizzato il palazzo. E aveva anche una cappella mosaicata, era una sede importante. Questa forma portico loggiato è una forma che assolutamente è prevalente nell'edilizia civile veneziana. E in particolare in Piazza San Marco, nel crollo del campanile, dal crollo del campanile sono emersi capitelli a cubo scantonato con questa foglia stilizzata e capitelli binati. Nei depositi del Correr sono conservati capitelli binati e sappiamo che negli scavi ottocenteschi in piazza sono emersi oggetti di questo tipo, quindi sono materiali riferibili alla veste, alla struttura delle fabbriche, delle procuratie medievali demolite nel Cinquecento, prima a nord e poi a sud, prima nel lato ora interessato dalle procuratie che noi chiamiamo vecchie e poi dalle procuratie nuove. Ma anche in piazzetta c'è un altro dipinto che documenta un edificio in tutto analogo a quello rappresentato da Gentile Bellini nella processione in Piazza San Marco, sempre nella serie di dipinti per la Scuola Grande di San Giovanni Evangelista. Questi edifici sono avviati durante il dogado di Sebastiano Ziani. Sebastiano Ziani che dà l'avvio alla definizione della piazza medievale, ingrandendola, coprendo un rio che dimezzava, che limitava lo spazio, e avvia sicuramente questa edificazione. Non abbiamo documenti, ma c'è tutta una serie di indizi che mi ha portato ad adattare l'avvio di questa impresa durante il dogado di Sebastiano Ziani. Quindi questa è una grande edificazione pubblica che ha questo modello portico elogiato, ripetibile, iterabile all'infinito, con questo tipo di scultura romanica nel porticato e nel loggiato. E abbiamo altre attestazioni di questo tipo, Corte del Fonte, che adesso credo sia chiusa da un cancello, non più visibile, ma arcate a tutto sesto, su capitelli scantonati, e solo un arco, vedete, definito con pietra. E poi però questi portici al piano terra si slanciano con arcate a tutto sesto, rialzato, oltrepassato, ornate con una decorazione scultorea nell'estradosso, e qui siamo all'imbarcadero di San Silvestro. Nel restauro è stata riscoperta una struttura di un porticato con colonne in marmi veronesi, bianchi e rossi, si gioca molto su queste alternanze, e questo tipo di decorazione negli archi ricorre anche in altri contesti. I palazzi cominciano ad avere una definizione sempre più importante. Allora l'edilizia importante, cioè le domus magne, che inizialmente erano lignee anche quelle, poi si pietrificano, diciamo, e una spinta molto forte alla pietrificazione dell'edilizia sono gli incendi che si ripetono all'inizio del XII secolo, e quindi c'è una spinta, però continua ad esserci l'edilizia lignea, non è che scompare del tutto, ma certamente le case principali delle famiglie maggiorenti vengono costruite in laterizio e vengono ornate, e soprattutto dal XIII secolo in poi abbiamo l'immissione anche di materiali bizantini. Siamo nel periodo della dominazione latina dell'impero bizantino. I veneziani controllano non solo Costantinopoli, ma hanno tutta una serie di punti strategici per il commercio, il viaggio in nave, che gli permette loro l'accesso ad altre fonti. Sicuramente non c'è solo Costantinopoli come fonte di approvvigionamento di materiali di valore, che vengono presi perché ritenuti validi formalmente, antichi e nobilitanti. È la Venezia imperiale, quella del XIII secolo, e quindi i palazzi assumono questi segni pur mantenendo capitelli a cubo scantonato nei portici come in Cadamosto. Cadamosto, scusate la fotografia, non ho foto aggiornate dopo il restauro, è incrostata
nel lato, nella parte superiore, c'è un residuo di portico e un loggiato contratto. Abbiamo altre attestazioni, Cabosinello e Caloredan, il nostro municipio, che nel livello a terra e del primo piano è ancora la struttura appunto di XIII secolo, dove vediamo il portico contratto e l'arco che si è molto oltrepassato, e anche qui abbiamo reimpieghi di capitelli antichi. Ecco, in questa edilizia civile, prevalentemente quella di alto livello, troviamo ricorrere le cornici pensate inizialmente, prodotte per San Marco, che diventano una produzione costante delle botteghe di scultori veneziani. E abbiamo numerose varianti, e poi abbiamo anche le fregi, sempre in orizzontale, che scandiscono le facciate, segnano i piani con il tralcio abitato, un tema che in realtà è documentato anche in laterizio precedentemente, che viene tradotto in pietra, e ci sono attestazioni di questo tipo di fregio orizzontale anche a Palazzo Ducale, nel lato verso il Rio di Canonica. Sopravvivono delle fasce decorative probabilmente dei palazzi precedenti, quelli sempre dello Ziani, perché Ziani interviene anche nel Palazzo Ducale. Questi motivi a tralcio abitato interessano anche le arcate di questi edifici, porte di terra, arcate di terra, porte d'acqua a Palazzo Bosso, a San Tomà, dove si gioca non solo inserendo appunto il tralcio tra tori in rosso veronese, ma aggiungendo anche quei motivi delle cornici che abbiamo visto prima in rettilineo, cioè sono forme di decorazione dell'arco abbastanza complesse, studiate, in qualche caso reiterate. Un'altra cornice prodotta intensamente è questa a cerchi, vedete diverse soluzioni, che continuerà a sopravvivere a lungo, e addirittura la Cadoro verrà riutilizzata non più in orizzontale ma come cornice delle campiture. Quindi questa produzione in realtà troverà una lunga durata in riapplicazioni, ritagli, ricicli in varie situazioni. Un elemento caratterizzante di questa edilizia è l'incrostazione, sempre scultura di incrostazione, vedete? Le croci, le patere, le formelle, questo sarà l'argomento che affronterò nell'ultima lezione. Ecco, quindi una scultura, vedete, sempre che orna, decora, ed è un repertorio molto interessante, anche che ha molto riscontro nell'interesse e per il quale ci possiamo avvalere di lavori veramente importanti, in particolare di Rizzi, che ha fatto veramente un lavoro di censimento, di catalogazione fondamentale. Però se volete leggere qualcosa che metta insieme, che collochi anche questi pezzi in un'evoluzione e faccia dei ragionamenti anche di qualità, io vi consiglio la lettura sempre di Dorigo, capitolo 8, è assolutamente, paragrafo 1, è veramente illuminante. E questi motivi appunto a tralcio diventano sempre più complessi, li troviamo a Cabarzizza, la porta a livello superiore di Callion, li troviamo anche all'Agnus Dio in un arco acuto, quindi riutilizzata. E qui abbiamo delle altre attestazioni, Cabarzizza, l'interno, l'intradosso, Callion, ma anche in chiese e pezzi che sono finiti a Vienna, provenienti dal Cattaio. E qui torniamo a parlare di San Marco, cioè c'è un'ulteriore ricaduta degli aggiornamenti di San Marco, il capitolo XIII secolo. E un elemento assolutamente fondamentale è il portale centrale. Qui vediamo solo i primi due arconi, in realtà ce n'è un terzo che vediamo dopo, ma nei primi due noi troviamo appunto il motivo del tralcio che fa da connettivo generale e tiene insieme la figurazione, i diversi motivi, soprattutto i primi tre, 1, 2 e 3,
con i vari cicli di animali, lotte, e una storia di crescita da bambini ad adulto con varie vicissitudini, e poi la serie dei mesi, dove il tralcio è il connettore generale, ma le soluzioni adottate sono veramente soluzioni di grande maestria, abilità, che diventano un punto di riferimento fondamentale. Qui abbiamo delle maestranze antelamiche, ancora l'afflusso di cultura occidentale, in un contesto però che vede anche la presenza di tantissimo materiale bizantino. Vedete qui i capitelli, questi sono capitelli di VI secolo, con i capitelli a foglie d'acanto agitate dal vento, finemente traforate, perché sono tutte trapanate, vedete, sono messe come se la folata di vento le avesse agitate, colonne di porfido. Qui c'è una ricerca studiata di materiali preziosi, però poi sopra accosto la scultura più aggiornata e più moderna del momento, chiamando scultori appunto tutti occidentali. Ecco l'insieme dell'investimento. La facciata cambia completamente, viene tutta incrostata, viene aggiunta una sfilza di colonne su due registri, colonne di diversi colori, capitelli di diverso tipo. C'è il campionario completo dei capitelli bizantini nella facciata di San Marco. E dall'antico al medio bizantino è un campionario straordinario. I marmi non sono accostati a caso, c'è lo studio di un'alternanza, per cui abbiamo al centro il porfido e poi abbiamo anche il verde, di nuovo il rosso all'estremità. Se voi osservate la facciata con attenzione noterete che in realtà è studiata la disposizione, non è casuale, sono colonne certamente di provenienze diverse. I veneziani per quasi 60 anni hanno avuto appunto il controllo di gran parte del territorio bizantino, prendevano in modo mirato, e qui c'è questa incrostazione dell'esterno di San Marco contraddicendo l'idea bizantina, che all'esterno non avrebbe mai concepito una cosa del genere. I veneziani invece aggiungono, creano un fondale straordinario per la piazza, dichiarano il loro ruolo, il ruolo acquisito di potenza imperiale, mangiandosi letteralmente Bisanzio e esibendola in tutti i modi. E ci sono materiali importanti, i capitelli qui sono capitelli di San Poliuto, che era una chiesa importante costantinopolitana, così come i pilastri, i cosiddetti pilastri acritani, che non vengono da Acri ma sono pilastri della chiesa di San Poliuto. Quindi gli spoglia, gli oggetti che stanno a segnare il trionfo, il ruolo assunto da Venezia, e a suggello i tetrarchi in porfido, il colore del potere dell'impero, il rosso, il colore del potere. E questa parete, tutta incrostata, vedete, con marmi anche disposti, giocando con le vignature, così come all'interno, la parte terrestre è tutta incrostata, abbinando le lastre, facendo incontrare le venature in modo da fare dei giochi a zigzag. Ritroviamo anche qui questo gioco, vedete poi il contorno con questo marmo verde, e le lastre, ecco, su queste lastre c'è discordia. Alcuni studiosi ritengono che siano dei falsi veneziani, in realtà sono originali bizantini. Quando hanno lavorato a questa facciata, hanno fatto Menichelli e Demin, architetto e archeologo, hanno lavorato a questa facciata, hanno fatto scoperte molto importanti, in particolare staccando i marmi si è visto che sono lavorati dietro. Sono pezzi originali che erano lavorati davanti e dietro, come era normale la lavorazione davanti e dietro, perché dovevano essere qualificate formalmente queste lastre da entrambi i punti di vista, certamente in modo diverso, ma comunque decorate, e sono tutte decorate. Sono, dalla decorazione elettrostante si capisce, questa è una lastra dimezzata, hanno preso quello che gli andava bene e hanno sistemato per creare il colpo d'occhio. Certamente le hanno in parte rilavorate, questo sì. Non sono prese così come erano, ma ci sono stati degli interventi sicuramente. Il 200 quindi è un momento di grande trasformazione dell'esterno, ma anche all'interno. Il ciborio, prima abbiamo visto quel pezzo alto medievale, ecco, questo è il ciborio di San Marco di XIII secolo. Vedete la
la qualità del materiale, ancora il colore, il verde, anche il verde è potere, è simbolo di potere. E troviamo le sculture degli evangelisti, questo in particolare, questo ciclo è stato studiato più recentemente da Zuliani, e le colonne sono oggetto di un dibattito che temo sarà infinito, e cioè alcuni studiosi ritengono che siano colonne di IV secolo provenienti da Costantinopoli, normalmente si dice che sono di alabastro, ma non sono di alabastro, e sono colonne tutte che narrano la storia di Cristo, attingendo i protovangeli, con iscrizioni, e le iscrizioni sì, sono un'introduzione veneziana, perché è una scrittura che si può confrontare con una casistica addirittura di XII secolo, sulla base di uno studio recente di Maria Emè Villano, che ha dedicato la tesi di dottorato proprio a questo argomento, e quindi il dibattito è questo, IV secolo o XIII, non è ovviamente un argomento facile, ma certamente questo allestimento è frutto di questo momento di XIII secolo, che vede importanti interventi a livello di arredo liturgico, anche con l'allestimento di questi due pulpiti, verde e rosso ancora una volta, riutilizzando scultura bizantina di VI secolo, e realizzando delle nuove piattaforme elevate per la liturgia della parola, ma anche per il canto e anche per certi momenti della presenza e del doge, perché appunto venivano fatte determinate cose anche nella cerimoniale dogale su questa piattaforma. E quindi viene tolto qualcosa. Com'era l'arredo liturgico precedente? Quello definito nell'XI secolo è stato rimpiazzato, sostituito sicuramente gli amboni, e della recinzione parleremo alla fine, anche questa non c'è arrivata. Quindi c'è una forte emissione di materiali bizantini, riutilizzati con un'idea ben precisa, che cambiano, modificano l'interno. Ma anche il 300 lascia il segno a San Marco, è un segno di novità. E cioè finestre, realizzate sempre con la scultura, finestre a transenna con archi acuti, con oculi, che vengono montate sopra le porte. Bisogna dare luce all'atrio. Si creano quindi dei diaframmi utilizzando questo lemma che a Venezia arriva comunque in ritardo, ma arriva, e queste finestre a transenna sono probabilmente delle sperimentazioni, non sono tutte uguali, ci sono delle variazioni, ce n'è una anche all'interno tra la Cappella Zen e il Battistero, che è la Cappella Zen, che era un ingresso della Basilica, sopra la porta c'è un'altra transenna di questo tipo, quindi vengono messe in determinati punti dove c'è bisogno di portare luce. E questa è della, vedete che è diversa, e tra l'altro meglio congegnata, perché si collega, vedete, alla cornice rispetto alle precedenti. E anche nel lato sud, questa, quest'altra del Battistero. Quindi sono delle finestre che sperimentano forme nuove prima della realizzazione del Palazzo Ducale. A Palazzo Ducale noi troviamo finestre a transenna di questo tipo, sia sul lato di Rio della Canonica, oddio, sono le 7:10, però ci sto arrivando, e sia nel prospetto meridionale. A San Marco forse si sperimenta, ma poi queste finestre trovano applicazione nel Palazzo Ducale. Si decide di rifare il Palazzo Ducale, o meglio, di creare la sala grande per il Maggior Consiglio, costruendo sull'esistente e realizzando qualcosa di nuovo nel lato sud, quindi questo che vediamo, e si realizza qualcosa di nuovo, di straordinario, caratterizzato da un portico e un loggiato tutto traforato, tutto in pietra d'Istria. La pietra d'Istria è l'elemento dominante del livello inferiore, mentre a livello superiore è caratterizzato da questa struttura decorativa a losanghe, che sembra bianco e rosso, ma in realtà moltissimi altri colori e gradazioni, che ha studiato Lazzarini, che è qui, ed è stato tutto studiato, tutti i pezzi sono stati identificati, dove questa parete colorata vibra ed è
corrisponde al grande volume per tre quarti della sala nuova. Verso la corte noi abbiamo un loggiato completamente diverso rispetto a quello all'esterno. Quello all'esterno è tutto a traforo ed è un'idea che diventerà poi un must, verrà ripreso in tanta edilizia civile. E attualmente abbiamo un portico, ma in realtà, scusate il mio tentativo patetico di suggerire come potesse essere, c'era un muro pieno. Il muro pieno venne eliminato per fare il portico che fa manopola nel 600. Abbiamo un documento che mostra appunto, vedete, il muro pieno, che è stato eliminato, e quindi questo loggiato correva lungo una struttura più compatta. La scultura in Palazzo Ducale è protagonista, ma non è decorazione, fa corpo con la fabbrica. Come hanno dimostrato gli studi di Schuller, il blocco di Adamo ed Eva, pietra angolare, pietra fondativa, origine della storia dell'uomo, è la pietra fondante dell'edificio, è innestata, è parte integrante della struttura architettonica, non è decorativa, è concepita insieme. Scultura e architettura collaborano assieme. Dal lato opposto abbiamo Noè, una soluzione diversa, ma comunque troviamo questa collaborazione strettissima tra architettura e scultura. E tant'è vero che Wolters ha proposto un nome che era stato fatto nell'Ottocento sulla base di alcuni documenti, cioè c'è il mito di Filippo Calendario, che è stato negato da Lionello Puppi. Wolters ha riconosciuto in alcune sculture, nei gruppi angolari, in alcune sculture, l'identità di Filippo Calendario, dando credito a questa notizia di un suo ruolo. Puppi l'ha negato, sostenendo che in realtà era solo un commerciante di pietra d'Istria, perché non appare mai il suo nome nei documenti di Palazzo Ducale pertinenti a questa edificazione, ma da un documento trovato da Dorigo è risultato che era veramente un magister, uno scultore che produceva, c'è un contratto per la fornitura di una tomba per San Zulian, quindi era uno scultore. E Wolters quindi tutto sommato ha avuto ragione nell'identificare un ruolo importante, un possibile ruolo importante. Un porto determinante della costruzione del Palazzo Ducale, avviata, decisa nel 40 e nel 48 interrotta per l'epidemia, la peste nera, una pandemia che blocca tutto per 2 anni, dopo 2 anni ricominciano, ma sicuramente questo era già fatto. Questo era già fatto. E c'è un'idea straordinaria, i capitelli ottagonali, 8 facce, così come quelli delle fabbriche mendicanti che erano già state avviate. Si riprende una forma adottata nei grandi cantieri delle chiese mendicanti, che non erano già arrivate a questo livello, però qui potete vedere le strutture di questi sostegni e dei capitelli, ma vengono completamente immaginati come palcoscenici e mostre di cose, di natura, di storie, di azioni, di idee, vizi, virtù, il mondo, l'azione degli uomini, ma anche la natura, gli animali in azione. Quindi un grande programma scultoreo che vuole rappresentare il mondo. E poi però viene completato dal grande baldacchino del balcone 1404, che però era concepito fin dall'inizio, perché la decorazione qui fa capire che non viene aggiunto qualcosa, le losanghe qui non ci sono. E qui abbiamo un punto, punto finale della scultura, che è in bilico tra tardo gotico e rinascimento nelle sculture, ma era stata poi seguita dalla Porta della Carta di Bartolomeo Bon, dove troviamo proprio una struttura quasi apolitica, le transenne, una transenna ancora più complicata, ancora più raffinata, ma prima ancora San Marco. Anche San Marco è stato oggetto di ulteriori interventi con l'aggiunta delle foglie, di questi elementi vegetali, dei mezzi busti, delle sculture in sommità, le edicole. È un lavoro che viene avviato, anche qui non abbiamo documenti, a fine secolo, vede appunto la scultura tutto tondo, San Marco in cima,
che protegge e benedice, e poco prima però era stata cambiata l'iconostasi. Abbiamo parlato degli arredi liturgici fin dall'inizio, la recinzione, ecco, la recinzione di San Marco viene rifatta dai fratelli dalle Masegne in queste forme, con questa importanza della statuaria sopra la trave, con l'importanza anche dei marmi colorati che vengono scelti con attenzione, e viene rinnovato qualcosa. Che cosa c'era prima? Così come erano stati rinnovati gli amboni nel 200, forse era stato fatto qualcosa che aveva cambiato qualcosa ancora di precedente, non sappiamo. Certo San Marco ci mostra questa stratificazione, questo lavoro incessante di rinnovo, ma pur mantenendo certe forme, la recinzione né più né meno come quelle di Alto Medioevo. Ho finito. Mi dispiace. Poco. 5 minuti. Diciamo che questo excursus credo che sia stato veramente una cavalcata, però di cose che insomma spesso abbiamo davanti agli occhi tutti i giorni, come San Marco, le ultime che hai fatto vedere, ma altre veramente bisogna andarle a cercare adesso per ritrovarle e capire anche la loro importanza. Noi ci vediamo la prossima volta col dottor Valenti, che ci parla della scultura alto medievale, lo stesso, con però dei termini in accezioni differenti. Vedo che quest'anno c'è lo zoccolo duro di persone che c'erano anche gli altri anni, quindi anche molto numerosi, però magari cercate di così diffondere questo corso, perché è assolutamente di qualità per le persone che vengono a parlare, è assolutamente gratuito, è assolutamente un'occasione per conoscere un po' la nostra città. Buonasera. Grazie. Ho sforato.